Ciao a tutti, Cagnacci. Ho visto finalmente Fuga di cervelli. Ho visto Fuga di cervelli perché ne sentivo troppi pareri negativi. E devo dire che i pareri negativi sono davvero ben riposti, cioè sono stati ben ponderati e penso che molti si siano limitati proprio nel distruggere questo film. Sono andato in sala con la speranza che mi piacesse il film. Ho detto: dai, ti prego, fa che io possa parlare bene di questo film, perché così so che su YouTube verranno là, mi romperanno il cazzo, farò le visualizzazioni. Purtroppo sono troppo onesto intellettualmente per dirvi una cosa che non è vera. Vi ripeto, ero andato lì con l'intenzione di cercare il bello, qualcosa che potesse anche solo, no, dire: oh, wow, questo almeno è forte, questo è forte. Nulla. Paolo Ruffini dice di amare il cinema, per me lo odia clamorosamente. Non si può. Se a me mi dessero la possibilità, la prima esperienza di fare di darmi la regia per un film, per quanto possa essere stupido, volgare, inutile il film in sé, io da regista proverei a dare un'impronta mia, a far qualcosa, a costruire un'immagine anche sul nulla, sullo zero, che almeno dai un tributo a quello che dici di amare. Nulla. Sono semplicemente personaggi e luoghi inquadrati. Cioè la telecamera fissa i personaggi, li segue quando si muovono, ci sono magari una telecamera qui, una telecamera qui, si riprende una scena, cosa che potrebbe fare chiunque ha un minimo di esperienza in film amatoriali. Io Paolo Ruffini non l'ho capito. Cioè, uno che intervista Cronenberg, che dice di amare il cinema, che legge libri di cinema, che fa una merda del genere, io dubito onestamente del fatto che ami il cinema. Anzi, penso che voglia distruggere il cinema e far andare tutto in televisione, altrimenti non si spiega un film diretto in questo modo becero. Possiamo parlare dei contenuti del film? Di che parliamo? Il film vuole parlare di cose, dell'amicizia? Vuole parlare degli sfigati? Vuole parlare di cosa? Vuole essere demenziale? Vuole essere una comicità demenziale? Vuole essere un umorismo? Non lo so, è un film anche noioso, che non fa ridere, si ripetono scene con diverse situazioni dei personaggi, gli attori sembra che stanno recitando alla recita della scuola, sembra che stanno recitando, cosa che in teoria non si dovrebbe vedere. Quando noi vediamo almeno i film demenziali americani, la comicità demenziale dei cinepanettoni dove c'è molto mestiere, non ci rendiamo conto che quelle persone lì stanno recitando, sono in situazioni, per carità, volgari, quello che volete, anche lì la regia non è che brilli di trovate tecniche incredibili, però almeno gli attori hanno molto mestiere e riescono a sembrare all'interno di un contesto immaginario dal quale tu, insomma, non sembra che tu sei seduto sul seggiolino del cinema e stai guardando una cosa finta. No, sei, trovi credibile, insomma, la messa in scena che c'è intorno a loro. Questi si vedono palesemente che stanno recitando, non c'è uno che azzecca mezzo tempo comico, se non l'ottimo Frank Matano. Frank Matano è l'unico che in un film noioso, senza spunti di regia, senza trama, senza battute, è l'unico che ha una certa verve, di comicità, che strappa un sorriso. Quando ad esempio lui fa l'interrogazione iniziale di filosofia, dove dice io mi ero preparato in, c'ha proprio quella, c'ha, ha una verba, probabilmente lui riesce a dare questa verba perché è così davvero. Cioè penso che il personaggio che noi vediamo in Frank Matano non sia lontanissimo da quello reale, altrimenti questo penso. Ecco, a parte diciamo questa sua verba che si nota, comica, e qualche altro rucolo di contorno, non c'è niente. Wilbush poteva essere questo foglio di carta o questa brocca d'acqua, avrebbe fatto tranquillamente la parte di Wilbush. Non ci mette un dito, di fatto, è lì presente, non dice mezza battuta,
a mezzo movimento del corpo, a mezzo movimento del volto con gli occhiali, nemmeno deve mostrare gli occhi. Questo probabilmente ha reso la sua parte ininfluente, ma non tragica, diciamo. Quando ha recitato è stato anche peggio. Ovviamente un nome da mettere nel cartellone pubblicitario, dal cartellone pubblicitario per attirare, sappiamo, il popolo del web. Almeno Frank Matano ci ha messo, ci ha provato, ci ha buttato delle cose sue, è stato interprete di qualcosa, lui vive, cioè esiste, all'interno del film esiste, appunto, è lì. Ma poteva essere chiunque, gli mettevano una parrucchina, gli mettevano un occhiale, poteva essere chiunque. Cioè un Frank Matano non lo puoi sostituire in questo film. Un Will Bush l'avrebbe potuto fare il mio braccio. Gli mettevo una parrucca, gli mettevo degli occhiali e faceva Frank Matano. L'attore che fa il ragazzo sulla carrozzina, lasciamolo stare. Vabbè, ma è un film che non sa di nulla, davvero. Un insulto al cinema. Ora, questi personaggi, giustamente, vengono dal web, no? Anche Ruffini nel web. Bene, sarebbe gentile da parte loro, dopo aver fatto uno dei film più brutti probabilmente degli ultimi 20 anni sulla comicità, diciamo, uno dei film comici più brutti degli ultimi 20 anni, brutto, noioso, pessimo, penso che sia buon gusto da parte loro rimediare ad un'offesa e soprattutto al fatto che abbiamo sborsato i soldi per vedere il loro film, magari pubblicizzando anche qualcosa che sembra veramente buono, almeno nell'idea. Io lo andrò a vedere appena uscirà nelle sale, il mio cinema è sempre in ritardo. Potrebbero pubblicizzare Piff, il film di Piff, La mafia uccide solo d'estate. Sarebbe un gesto carino che potrebbero fare queste persone con una visibilità grande sul web per mandare le persone al cinema. Paolo Ruffini, guarda, ami il cinema? Se hai visto il tuo film sicuramente un po' ti sentirai in colpa. Allora puoi liberarti da questo senso di colpa pubblicizzando anche il film di Piff, La mafia uccide solo d'estate. Ciao a tutti cani, questo era quello che volevo dire.